Telecom, si insedia il nuovo comitato alla presidenza Marco Meacci. Garante dei detenuti, sì alla risoluzione. Il Movimento 5 Stelle vota a favore, con la maggioranza, contrari Lega e Fratelli d'Italia. Noah in concerto a Empoli per il Jazz Summer Festival, appuntamento il 24 luglio. Castel del Piano, ora un nuovo museo, è multimediale e racconta la storia dei pittori nazisti. Si è insediato a fine giugno il nuovo Comitato Regionale delle Comunicazioni. L'organismo è stato rinnovato in tutte le sue componenti dal neopresidente Marco Meacci, che succede a Enzo Brogi, e ha 4 nuovi membri, ovvero Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli, Biagio De Presbiteris. Il lavoro che aspetta l'organismo, che sarà guidato dal presidente Meacci, è quello di rimettere mano anche al sistema, diciamo, normativo con cui disciplina la propria attività il Corecom. Pensate che ad esempio nelle leggi che il Corecom oggi si trova ad avere come disciplina e attuazione del proprio operato, manca ogni riferimento alla dimensione dei social, e oggi noi sappiamo che l'informazione passa moltissimo attraverso i social e attraverso la rete internet con tutte le sue declinazioni e ciò che questo rappresenta. Quindi vi sarà un lavoro che è importante verso il Consiglio regionale di promozione e proposizione di quello che saranno le regole su cui il Corecom può svolgere la propria attività. E poi oggi che la comunicazione è tutto, non dimentichiamoci quanta attività il Corecom può svolgere proprio nel segno di una corretta informazione e di una possibilità di utilizzare quelle che sono le varie forme con cui la comunicazione mostra il volto bello delle istituzioni, a partire appunto dal Consiglio, dalla Giunta regionale. Il Corecom è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione, ma anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi, e il compito del Corecom è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi, per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione, anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno, con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. Come prima iniziativa, il nuovo comitato ha annunciato l'avvio di un tour per la Toscana per far conoscere servizi e compiti che il Corecom offre gratuitamente a cittadine e cittadini. Il Corecom si è insediato oggi con il nuovo comitato, il nuovo consiglio. Abbiamo già alcune idee, alcuni impegni importanti da portare avanti. Credo che sia un organismo molto importante per la comunicazione, per le istituzioni in Toscana. Veniamo da un lavoro precedente molto, molto importante, molto positivo, guidato da Enzo Brogi. Noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora, che guardando al futuro. In particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del il Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana, in modo da farlo conoscere, far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controversie telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione, in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana, in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. E poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione, dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche, in modo da rendere sempre più il Corecom uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la risoluzione sull'attività 2022 del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il resoconto, proposto dalla Commissione Affari Istituzionali, ha incassato il sì di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle.
la tutela della salute negli istituti di pena della nostra regione, il tema delle REMS di Volterra e di Empoli, o ancora delle carceri minorili di Pontremoli e di Firenze. Una disamina, quella del garante dei detenuti, che tiene conto anche di una serie di impegni che il garante stesso ha assunto, come ad esempio lo sviluppo di un convegno e di una ricerca dedicata al lavoro nelle carceri, soprattutto anche al lavoro delle persone che sono in uscita dal carcere, proseguendo anche quella serie di incontri che il garante sta svolgendo insieme alla prima commissione presso tutti gli istituti carcerari toscani. L'ultimo che è stato visitato dalla prima commissione assieme al garante è stato il carcere di Volterra. Proprio per questo il Consiglio regionale ha deciso di esprimere parere favorevole alla relazione annuale del Garante, auspicando anche che si vada gradualmente ad una riforma della legge istitutiva del Garante secondo quelle linee guida che sono state già recepite da altri consigli regionali italiani, così come elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 2019. Sì, una relazione dettagliata che ha portato il Garante a svolgere una funzione, un'attività che noi come prima commissione stiamo seguendo nei dettagli. Io in primis, quando da Presidente Commissione Sanità, ho dato vita a un'attività molto incessante nelle carceri toscane per cercare di ripristinare le condizioni di salute e non solo, di igiene sanitaria, e anche per migliorare la condizione di vita dei detenuti nel rispetto delle normative nazionali. La Toscana può fare molto, una qualità di una società si vive e si vede anche dalla qualità delle proprie carceri, e come questo noi ci impegniamo, sosteniamo l'attività della funzione di garanzia che pone, diciamo, il Consiglio regionale al centro di una di quelle attività similari che vengono poi svolte con il difensore civico. Abbiamo chiesto che ci fosse maggiore integrazione anche con le funzioni svolte dal difensore civico, perché siamo coloro che hanno proposto una revisione degli organismi di garanzia che pongono il difensore civico anche al di sopra di ogni altra funzione di garanzia e anche come attività di coordinamento di quella dei garante dei detenuti, ma anche quella dell'infanzia e dell'adolescenza. Lega e Fratelli d'Italia invece hanno votato no alla risoluzione. Anche quest'anno abbiamo espresso il nostro voto di contrarietà. Siamo preoccupati perché, malgrado vi sia meno sovraffollamento, chiamiamolo formale, le condizioni nelle celle per i detenuti sono spesso al limite della dignità umana. Abbiamo letto pagine che ci hanno inquietato e abbiamo anche vissuto da vicino l'esperienza del carcere di Sollicciano. E poi due percentuali su tutte. La prima, indubbiamente, è quella della popolazione carceraria straniera. In Toscana il 46,5 rispetto al 31 della media nazionale, e ci domandiamo se tutto ciò non sia frutto anche di una cultura relativista, buonista, ideologista della sinistra. E la popolazione carceraria con problemi di droga, il 25%. Noi riteniamo questa una relazione incompleta, che non affronta tutti gli aspetti che dovrebbe affrontare un garante dei detenuti a livello regionale, a partire dal grande tema delle REMS, ovvero le strutture alternative al carcere dove dovrebbero scontare la pena le persone con malattie psichiatriche. Ebbene, è bene sapere che in Toscana ci sono 70 persone in lista d'attesa, ovvero 70 persone che dovrebbero scontare la pena non in carcere ma in un struttura protetta, quale appunto le REMS, che invece non possono farlo perché le REMS non hanno posti a sufficienza. Su questo la Regione Toscana è in ritardo, è bene dirlo. L'altro grande tema che non viene trattato in maniera adeguata è il fatto che il 60% dei detenuti nelle carceri toscane sono detenuti stranieri. Su questo finalmente c'è un governo a livello nazionale che si sta impegnando perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena nel proprio stato d'origine, ma il tema non è a quanto pare nell'agenda del garante toscano, che non tratta tratta in maniera per noi insufficiente il tema dei detenuti di origine straniera, che ripeto in Toscana sono il 60%. Torna l'Empoli Jazz Summer Festival e per la 15ª edizione porta sul palco di Piazza Farinata degli Uberti Noa, cantante di fama internazionale, già interprete del tema principale del film La vita è bella. L'artista, nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele e nel mondo,
è stata insignita del Pegaso Alato della Regione Toscana. È stato davvero bello poter accogliere Noa in Consiglio regionale, i messaggi che manda sono messaggi forti e oggi abbiamo bisogno di messaggi che guidino, indirizzino coloro i quali hanno la possibilità di decidere verso una pace che noi chiediamo con forza, perché quello che sta avvenendo in Ucraina è davvero qualcosa di terribile e deve terminare nel più breve tempo possibile. E Noa rappresenterà uno dei tanti spettacoli, il più importante, dell'Empoli Jazz Summer Festival 2023. Noa ama la Toscana ed è uno di quei volti che può far conoscere ancora di più quanta bellezza, quanta arte, quanta cultura ci sia nella nostra terra. Abbiamo scelto il Pegaso perché rappresenta un po' bene quella che è stata la sua esperienza. Il Pegaso ci manda un messaggio forte, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Toscana, oggi è il segno della Toscana e in quel segno ci sta la voglia di scegliere sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Oggi la parte giusta della storia da cui stare è quella di ricercare con forza la pace in Ucraina. Un connubio, quello tra impegno civile e musica, che ha segnato tutta la carriera dell'artista israeliana. Ok, well, I'm very happy to be coming to Empoli and of course peace has been an important part of my work and my career over 33 years. È da 33 anni che lei canta la pace e proprio per questo è contenta di essere ad Empoli. But I'm coming to Empoli to sing. I mean just to sing my music, to share music. It will be a large range of songs and repertoire. So, you know, for me peace is something very very internal. I don't come as a activist and as a spokeswoman for peace to this festival. I'm just coming to share music in the best way I can. Anche se in realtà lei ad Empoli verrà proprio per cantare il suo repertorio musicale, quindi non tanto come attivista della pace, ma proprio come cantante. Noa si esibirà il 24 luglio sul sagrato della chiesa della Collegiata di Sant'Andrea e sarà la punta di diamante dell'Empoli Jazz Summer Festival, in programma tra luglio e agosto nella città toscana. La 15ª edizione vedrà tantissimi artisti alternarsi presso il Torrione di Santa Brigida, è uno degli spazi centrali lungo le mura della nostra città, e poi appunto la punta di diamante di questo cartellone sarà Noa in piazza Farinata degli Uberti, cioè detta piazza dei Leoni, proprio sul sagrato della Collegiata di Sant'Andrea, che è il simbolo di Empoli, quindi un concerto che vedrà sicuramente la partecipazione di tanti cittadini, non soltanto di Empoli ma di tutto il territorio, quindi non vediamo l'ora di ospitare questo concerto, siamo veramente onorati e felici di avere una grandissima artista come Noa e quindi vi aspettiamo veramente a Empoli. Castel del Piano ha un nuovo modernissimo spazio multimediale, tutto dedicato ai pittori nasini. La sede museale, realizzata grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, è stata tenuta a battesimo dal Consiglio regionale della Toscana. Il Consiglio regionale della Toscana è orgoglioso di poter presentare l'inaugurazione di un museo, di un investimento sulla cultura, un aspetto importante che vitalizza Castel del Piano, che vitalizza Lamiata sotto il punto di vista culturale. Questo è un motivo per il quale come mission essenziale, come Consiglio regionale, proviamo a promuovere a livello istituzionale quelle che sono iniziative di lungimiranza che rivitalizzano non soltanto il territorio amiatino ma la Toscana nel suo complesso, un intervento di portata storica per quanto riguarda la città, dove c'è un investimento e si produrrà anche innovazione, e questo è un connubio fra storia, fra passato, presente e futuro. Una sede espositiva ospitata negli spazi di Palazzo Nerucci e caratterizzata da un forte approccio innovativo. Questo museo multimediale che ha la possibilità e dà la possibilità di rappresentare con fotogrammetrie, con rappresentazioni modellistiche assolutamente di ultima generazione, le opere appunto che sono sia le tele che gli affreschi che i pittori nasini appunto hanno lasciato nel territorio amiatino. E questo è un museo, come dire, di grandissima tecnologia che dà la possibilità di essere, che dare una specie di officina artistica amiatina, così l'abbiamo diciamo definita, che in qualche modo corrisponde alla possibilità, dà la possibilità a tutti coloro che sono in grado di
venire a Castel del Piano, ma non solo, sulla Miata, di avere un punto di riferimento e da lì essere diciamo indirizzati verso gli obiettivi delle chiese, dei palazzi storici, dei palazzi, addirittura anche delle case private che ospitano appunto le opere dei Nasini. Una dinastia, quella dei Nasini, che per 5 generazioni si è tramandata le tecniche e i saperi della pittura, lasciando un'impronta indelebile sul territorio. I Nasini sono praticamente presenti in pressoché tutte le chiese del comprensorio amiatino, quindi noi abbiamo iniziato questo progetto digitalizzando le opere conservate a Castel del Piano e l'ambizione è quella appunto di proseguire e lavorare, diciamo avere una riproduzione digitale di altissimo livello per tutte le altre opere conservate in tutti gli altri paesi dell'Unione dei Comuni Montani e Miata Grossetana. E quindi ecco il lavoro credo sia il lavoro ottenuto è sicuramente di livello molto alto perché è sì di divulgazione ma anche permette uno studio approfondito sui dettagli che altrimenti sarebbe impossibile nelle sedi di conservazione perché appunto sono spesso oscure quindi come chiese e quindi poi vedere riunite tutte le opere in un'unica sede dà sicuramente l'importanza di questo patrimonio che va assolutamente tutelato e conservato. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.